Benvenuti bugiardini al quinto 1 2 3 4 5 episodio di Inox. Dunque, non so se ho già fatto o non ho fatto il video che ho intenzione di fare riguardo i costi di Tarkov. Non so se lo sapete, ma è uscito un video di un creator americano, in questo momento non me ne ricordo il nome, ma vi assicuro che se faccio un video riguardo lo menziono, dove si parla dei costi di Tarkov. Viene fatta un'analisi approfondita su quelli che sono i costi del gioco. Dunque, io non voglio rubare il contenuto a quel creator, non ho tempo di realizzare i video in questo momento, lo vedete sul canale, c'è solo più Inox, tempo extra per fare i video non ne ho più, e rubare i contenuti di un altro mi sembra proprio una mossa bassa. Quindi mi limito a dirvi che esiste questo video e mi impegnerò a linkarvelo nella descrizione dell'eventuale commento che faccio. Comunque, perché vi sto facendo questa introduzione? Perché se state guardando questo episodio di Inox, e lo state guardando più o meno intorno alla release, da poco hanno aggiornato il gioco e hanno inserito le microtransazioni all'interno del gioco. Questa è una roba grossa, ragazzi, non è roba da poco, perché effettivamente Nikita, ovvero il progettista, il capo progetto di questo gioco, aveva promesso che non ci sarebbero mai state le microtransazioni. E invece adesso le microtransazioni ci sono, e come? Ci sono e come? Sono state inserite due microtransazioni, in particolare, che sono l'upgrade della stash e la pratica cooperativa, ovvero la practice mode, che è già disponibile per tutti coloro che possiedono l'Edge of Darkness. La pratica costa appena 10 euro più IVA, quindi devo dire, non lo sapevo, un prezzo onestissimo, ragazzi, cioè 10 euro per poter giocare offline, perché no? E poi posso comprare fino a 28 righe aggiuntive di stash per un costo totale di 42 euro più IVA, quindi all'intorno alla cinquantella di euro. Devo dire, ci sta? Probabilmente con lo stash prenderanno parecchi dindi. Perché le hanno messe? Semplice. Da quello che emerge dal video che vi ho citato prima, in sintesi, probabilmente c'è stato un errore di valutazione per quanto riguarda Arena. Evidentemente Arena non ha fatto il fatturato che speravano. Questo significa che, in poche parole, i soldi che pensavano di avere non ci sono. E quindi hanno deciso di fare questa manovra. Manovra che io approvo. È bello, interessante, tra l'altro nel video parla proprio delle cifre che guadagna Battlestate. Si parla di soldi enormi, cioè parla di 100 milioni di euro, roba del genere. Quindi fare un gioco del genere costa, e secondo me dobbiamo ricordarcelo quando gli diamo tutti gli insulti possibili, perché comunque non è da tutti mettere in piedi una roba del genere. Noi abbiamo davanti un giochino bello, spariamo bang bang piu piu, però in realtà dietro ci sono migliaia, decine di migliaia di ore di lavoro umano e tanti tanti capitali investiti, quindi un po' di rispetto. Detto questo, iniziamo con Inox, ok? Cerro, grazie della conversione al Prime, che assieme, cavolo, al gentilissimo Picco 89, che passa al tier 3 di abbonamento, corrispondono a 7 punti per il Partner Prime. Ne mancano solamente 6, spero di raggiungerli in questa live, spero mi aiuterete in questa cosa, e anche per questo mese abbiamo raggiunto il goal. Torniamo a noi. Dunque, come vi avevo promesso, ho craftato delle cose durante questa settimana, non ho fatto alcun raid, e quindi ci appropinquiamo adesso a consegnare queste cose per avanzare con le quest. Quindi abbiamo Ice Cream Cones, li diamo tutti e due. E questa è fatta. Quindi adesso abbiamo Postman Pat parte 1 e Shaking Up Teller nella 203. Dopodiché abbiamo anche il Gas Analyzer per la signora terapista, che ci porta a Painkiller. Non abbiamo le morfine, ma le troveremo questa sera, ne sono sicuro. Va bene, sopravvivi a Streets of Tarkov da Scav. Elimina Reshala. Trova un army cap, sopravvivi una volta custom e basta. Altra roba da consegnare? 5 punti con... no, Cerro aveva già fatto, giusto? Sì? First good col Prime, buono state of mind col Prime, grazie mille entrambi. Posso linkare un video? Non ti prometto di aprirlo perché stiamo facendo Inox e non so cosa mi linki. Magari mi linki uno che si lecca i piedi, non mi sembra il caso. Killer Esp. Quindi, cosa andiamo a fare per iniziare? Per non saperne leggere né scrivere, io inizierei con una Streets da Scav.
Per scaldare un pochino gli animi. Andiamo solo a vedere un attimino nell'hideout se posso craftare nella med station. No? Va bene. Andiamo avanti. Quindi, scusate, e tra l'altro in testa allo scav c'è proprio il cappellino che mi serve. Quindi cerchiamo di uscire. E via. Guarda, Artere, lo andrò a vedere io stesso tra 2 giorni. Quindi non ti preoccupare, ti parlerò del NARP. Tranquillo. Avremo modo di parlarne, di squisirne, eccetera, eccetera. E lo dico adesso, ragazzi. È un six pier. Lo sapete che è un six pier, vero? Lo zaino pieno di cibo solo per fare spazio nella stash, dopo toglierò tutto. E vi dirò di più, ragazzi. Oh, grazie Nico che porta, che scala ancora di un punto. Grazie mille. Vi dirò di più. La mia missione è andarglielo a dire in faccia. Che ne pensate di questa missione? Andrò a dirglielo in faccia. Cazzo, hanno messo lo. Posso farvelo vedere? Posso farvelo vedere? Hanno. No, mica, ragazzi. Ve lo devo far vedere. Uccidex, grazie dei 4 mesi. Mesi fa era così. Mesi fa era così. Kill me, Q, kill me, e poi. E adesso vi do. Che è successo? Server connection lost? Ah. Vi faccio vedere com'è adesso perché è cambiato. Guardate il fucile sotto. Ditemi che non è un six pier. Guardate il calcio. Guardate il calcio. Lo vedete il calcio? Lo state osservando? Lo state vedendo? Ditemi che non è lo stesso fucile. Ma come meccanica è uguale, hanno girato i brevetti, ma non lo ammettono. E ve lo faccio vedere se riesco a trovare una foto di un Six Pier LT girato dall'altra parte. Sì, eccolo qua. Che foto che ho trovato! Che foto che ho trovato! Mi sa che il server è morto purtroppo. Mi serve una foto. Eccolo qua. Ok, mitico vecchio Paint. Porca miseria, ragazzi. Non è assolutamente uguale, non ci assomiglia per niente. Devo dire, non noto le similarità. No, è uguale. Ops. Bene. Uguale.
uguale pure qui. Allora, differenze. Six Spear ha la camma dell'otturatore rinforzata. Beretta ha rinforzato tutta la linea perché non poteva usare solo la canna. Six Spear, Picatinny dietro. NARP, avvitato diretto perché non volevo usare la stessa identica cosa. Six Spear, aggancio rapido davanti. NARP, aggancio rapido davanti, paro paro. È uguale, ragazzi, è identico. Mi dicano quello che vogliono, è lo stesso fucile. Lo stesso fucile. È uguale, ragazzi. Ma hanno solo scelto un angolo di grip molto poco moderno, che è quello che invece Sig ha fatto. Vedete? Che roba. E ve lo dico, ragazzi, segnatele, fatemi una clip perché io sono sicuro. Siete pronti? Intanto questo è confirm live, lo scav non c'è. Siete pronti? Io vi giuro che a Norimberga, giovedì, avranno il coraggio di dirmi che non è la copia di un altro fucile. Quanto ci giocate? Che io non dirò nulla? Io sono pronto a scommettere che all'intervista io non dico niente? Io non dico niente? E loro diranno che non assomiglia agli altri. Quanto facciamo? Io sono sicuro di sta roba. Fabio, per forza. Per forza. Allo scav c'è ancora, perfetto. Ragazzi, sono sicuro. Sapete perché ve lo dico? Perché ho visto un video di annuncio del NARP che devo farvi vedere. Dov'è che l'avevo visto? Era uno short. Ma vediamo il video di All for Shooter. Momento. Tutti sono Luca Munaretto, Product Manager di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta e trainer di BDT. Lo conosco Io, questo, tra assieme al l'altro. mio collega Martin Wood, vi andremo a presentare, a descrivere quello che è il nuovo arrivato in casa Beretta, il NARP. Nuovo arrivato, in questo caso vedete un dimostratore Madonna tecnologico dietro, che che è una cazzo è? piattaforma e un insieme di altre piattaforme che ancora sono in fase di valutazione e di miglioramento ed è un'arma che al momento ha già superato tantissimi test a livello NATO. Quest'arma, come vedete, cambia totalmente rispetto a quello che era il suo fratello di derivazione, che è la RX 160, che già conoscete. In questo caso vediamo un'arma in configurazione canna corta da 11 pollici. Abbiamo cambiato totalmente il nostro modo di lavorare, dal tecnopolimero siamo passati all'alluminio Questa 70-75. rivoluzione. Alla prima vista possiamo vedere che rispecchia tutti quanti quelli che sono i comandi R15 Style. Siamo rimasti in questa linea perché sono i comandi più semplici da utilizzare, soprattutto in condizioni di elevato stress. Quindi abbiamo l'arma è completamente ambidestra, sia per quanto Come Sig. riguarda il sedatore lato destro e lato sinistro. Come Sig. Stessa cosa vale per il sistema di sgancio del caricatore sia al lato sinistro che al lato destro, come per la leva dell'hold open. La leva dell'hold open, come potete vedere, sono di due configurazioni diverse proprio per evitare di andare a creare interferenze con la stessa pressione, magari andare erroneamente a chiudere l'otturatore o a sganciare il caricatore. Come il Quindi SIG, tutti i uguale. comandi sono definiti, passatemi il termine, a specchio perché sono speculari uno con l'altro. Quindi il tiratore destro. Andiamo comunque paro paro. Identico. Mi ha già spawnato davanti alla marked, ragazzi. Cioè, mi ha già fatto spawnare qui.
che però è aperta. E niente, è aperta. Dopo continuiamo il video, sì sì. Ma ragazzi, ma non c'è niente di male, eh. Cioè... Non lo avrai mai sul mercato civile, Stefano. Trust me. Allora. Basta, va bene così. Ho visto che non c'avevo niente. Come mai sul mercato civile? Quanti RX 160 hai visto, Grim? Quanti R15 hai visto? Allora, quindi, niente, non ci ha voluto regalare questa gioia, quindi cosa dobbiamo fare adesso? Livello 3 con Prapor, Friend from the West, Polykim Hobo, quindi Scav su Custom, Painkiller che sono le morfine, la deliziosa salsiccia su Streets of Tarkov, Farming, servono, questa non la si fa al volo, Shaking Up Teller su Custom, Postman Pat, e ragazzi, qua dobbiamo per forza di cose dare priorità alla signora terapista. Tocca dare priorità a lei, perché effettivamente è... Abbiamo bisogno della reputazione su lei per tirare su il livello. Qua abbiamo i livelli dei trader troppo bassi. Quindi direi gambe in spalla e andiamo. Però non voglio andare grus così. Voglio prendere roba più marcissima. Tipo... Beh, oddio. Oddio. Aspetta un attimino, va. Aspetta un attimino, va, che questa forse la facciamo. Questo è il prossimo episodio di Inox, Paso. Stavamo dicendo. Avrà una tipologia di manualità, di handling o altro, stessa cosa non cambierà per quanto riguarda il tiratore mancino. Quindi l'arma è completamente ambidestra. Abbiamo mantenuto il T-lever proprietario perché internamente abbiamo lavorato con un vario, perché internamente ho mantenuto il T-lever proprietario perché mantenuto il T-lever proprietario perché internamente abbiamo lavorato con un brevetto allo scopo di renderlo molto più resistente soprattutto in condizioni di basse temperature e in caso di uso molto gravoso per andare a sbloccare quello che è il sistema dell'otturatore. Sistemi di mira. Bloccare quello allo scopo proprietario.
cosa non cambierà per quanto riguarda il tiratore mancino. Quindi l'arma è completamente ambidestra. Abbiamo mantenuto il T-lever proprietario perché internamente abbiamo lavorato con un brevetto. Mi divertirò, ragazzi. Sarà proprio divertente. Minchia, non vedo l'ora di andare in fiera. No, ma sai cosa, proprietario? Perché noi italiani abbiamo, e l'ho scoperto iniziando a lavorare un po' nel settore armiero, abbiamo questa tendenza a brevettare ogni linea fatta con la matita. Quindi, proprietario, può essere che dentro abbia qualche innovazione, sono curioso di vedere come sarà, però il fatto che non abbiano mai brevettato... Secondo me non me lo aprono, Crazy. Scusate, non lo faccio più. No, ma ragazzi, probabilmente, cioè, adesso per forza di cose sarà diverso, però diciamo che ha preso tantissima ispirazione, che non c'è nulla di male se lo ammettessero. Picasso, mi sembra, diceva che i migliori artisti copiano. Letterina fuori dal caso. Che non ha sparato nessuno. L'ho sentito.
L'avevo sentito, ma non pensavo di avere l'angolo. No, Stefano. E vabbè, un altro stronzo. No, lo so, che, no, dicevo che non ha sparato nessuno proprio per sottintendere che tanto camperavano. Che palle sta gente, ragazzi. Che palle, palle, palle. Non c'è un rig, quindi devo uscire. Vabbè. Che noia di player che ci sono in giro. Che poi, che noia di player. Onestamente, vi posso dire una cosa vera? Ragazzi, se io non avessi i tempi che costrittivi di Inox, giocherei così, onestamente. Con calma, perché devo sudare e vomitare l'anima su Factory? Mi metto lì con calma, campero. Ci metterò 20 tentativi, ci metterò 30.000 tentativi, ma prima o poi la finisco. Sì, può essere che l'abbiano... è vero, l'hanno fissata, sì, hai ragione tu. Hai ragione tu, l'hanno fissata. Stavamo dicendo. Allo scopo di renderlo molto più resistente, soprattutto per andare a sbloccare quello che è il accelera sistema un del curatore. Sistemi di mira, backup e on-site. Abbiamo da parte posteriore l'attacca di mira e il mirino frontale, dove in questo caso abbiamo un'attacca di mira, tra virgolette, possiamo definirla fissa, non con graduazione variabile, ma abbiamo anche quella a tamburo fino a 600 metri per il 5.56. La parte posteriore abbiamo un calcio, in questo caso tipo folding, fisso. Abbiamo altre tipologie di calcio, folding con la sabile o il classico calcio stile R15 con la sabbia e col buttstock. Impugnature, sempre impugnature però proprietaria Beretta, ma intercambiabili con tutto quello che è la famiglia. Ma che cazzo vuol dire proprietaria Beretta? Impugnature, sempre impugnature proprietaria Beretta, ma intercambiabili. Che cazzo vuol dire proprietaria Beretta? Abbiamo mantenuto la possibilità di sganciare il ponticello, la copertura a guardia del grilletto, perché in caso di utilizzo con guanti molto importanti, sia ad esempio in contesto maritime, quindi guanti neoprene molto, molto pesanti d'inverno, oppure con guanti direttamente moffole o altro per truppe da montagna, possiamo garantire quello che veniva definito il grilletto invernale. Tutta la parte dell'imbocco del caricatore, il magazine well, è stata rastremata proprio per andare a implementare, a migliorare l'inserimento del caricatore, soprattutto in condizioni di stress. La parte del forend davanti in M-lock, e se vedete abbiamo un sistema di aggancio-sgancio che una volta inserito la parte dell'M-lock che ha delle sue guide interne, per andare a creare un pezzo monolitico abbiamo questa chiave che va a tirare e a stringere, in modo da evitare torsioni che magari con sistemi tipo Ampec o altro o di Balla 3, solo il solo fatto di spostare di mezzo centimetro potremmo avere dei gradi di spostamento dei laser o altro. La parte frontale in questo caso vediamo una configurazione corta con una canna da 11 pollici e mezzo, abbiamo altre canne, una da 14 e mezzo e da 16 la più lunga. Come vedete abbiamo un flash hider proprietario Beretta, dove abbiamo un sistema di aggancio per i nostri silenziatori del tipo B-Silent, che provengono da una tecnologia di stampa 3D e che riescono a, in Inconel, che riescono a garantire... Uguale, noi non li vedremo mai, nulla di tutto quello che hanno detto. Morirò.
Buongiorno comunque. Ah, ragazzi, ragazzi, quanta pazienza che ci va in questo giochino. Quante volte moriremo di fila? Inizio a fare come tutti quanti, entrare nudo veramente. Vado veramente così. Uno shift di mezzo MOA a 100 metri. Vabbè, ok. Quindi va bene. Allforshooter.com. Iscrivetevi al canale, bla bla bla. Lo vedremo anche noi giovedì, penso. In teoria giovedì dovremmo andarlo a vedere. Sono curioso. Sto provando a prendere una lettera su Factory, ma sto avendo un po' di difficoltà. Sono morto il primo ride da un camperigno e adesso da uno che sapeva già dove era la mia testa. No, ma a parte tutto, il signore che parla del NARP lo conosco. Non so se è il proprietario, comunque è una delle persone che ruota attorno al campo di Alfa 22, dove abbiamo fatto due gare che peraltro ho vinto. Quindi no, a parte tutto, lo conosciamo. Ragazzi, ma a livello lavorativo, cioè onestamente, davvero, non lo dico per odio nei confronti di Beretta, non c'è odio nei confronti di Beretta. Come sarà? S6P, cioè nel senso come vuoi che sia, è un R15 fatto come il più bello R15 sul mercato in questo momento, quello che vende di più in assoluto, giusto? E boh, chiamiamolo per quello che è, no? E che sappiamo tutti quanti che non lo vedremo mai sul mercato civile. Come gente che lo frequenta non so dirti perché non lo frequento. Come campo molto molto piccolo, per la 22 va bene. È un campo a ridosso dell'autostrada e ci sono i 300 metri, va benissimo per la 22. Però sembra tipo un mini golf. È tutto curato con l'erba tagliata fina fina. Molto bello. Knights Armaments, LSRC. Ma guarda, non... appalto nell'esercito italiano. Sì, certo, hanno fatto la proposta all'esercito italiano, probabilmente sì. L'hanno fatto uguale identico all'altro che avrebbero scelto, così devono scegliere quello italiano, giusto? Cioè, dal punto di vista di business non fa una piega, eh? O sbaglio? Poi siamo in Italia, ve lo immaginate la conversazione? Da paura lo consiglio, Mike. Un po' larghi i giochi, ma ci sta. Non abbiamo le cuffie adesso, eh?
C'è un tizio lì. Ma secondo me il 70-90 lo rimpiangono i nostalgici. Chi l'ha usato e lo vorrebbe ancora perché c'ha dei ricordi belli. Perché per il resto non penso che un giovane militare che adesso c'ha 18 anni e vorrebbe la R69... Cioè, non ha senso. Non ci credo. Kept you waiting, grazie mille. Mamma mia, quanta gente che campera in sta mappa. Persino la mia ragazza che non è appassionata agli FPS non si perde una puntata di Inox. È giusto così, grazie mille, Kept. No, best fucile da fanteria ever. Ma non diciamo cazzate, dai, Crazy. Non diciamo cazzate. Questo episodio sarà su YouTube giovedì. Questi fightano dentro uffici, forse è la mia chance di levarmi dalle palle immediatamente. Cristo, mano. Sono tutti fermi. Sono tutti fermi. È incredibile. Sono tutti fermi. Guardiamo sto campione. Guardalo. Tutti fermi. Sono immobili. Non c'hanno la tastiera attaccata al computer. Ah! Come nei server EU, no, come nei server in generale, non è server EU o no. Dipende a che ora giochi, server EU o americani. Diciamo cagate, su via. Che sanno tutti che nei server americani, in Medio Oriente, tutte quelle cagate lì, vinci solo perché c'è The Sync. È uguale ai nostri server, cambia solo che gli altri ti vedono mezzo secondo dopo. Crazy. Quando è uscito il 70-90? Nel 72. Sai che altra arma è uscita nel 72? No, ti basti questo. L'M16 è del 64. 10 anni prima. 10. Un decennio prima. L'M16. Più grande fucile della storia. L'M16 non era pistonato perché non deriva da un Kalashnikov, semplicemente. In Vietnam si inceppava per le munizioni, non per il fucile. Erano le munizioni il problema. Ibrido? No. L'M16 è un M4 lungo. Giusto, Gray. Tutto, munizioni, caricatori, tutto. Di ahi, certo, è uguale, identico. E andiamo a morire la quarta volta da uno fermo.
Dove cazzo è? Dimmi che erano meno di 25 metri. Per me sì. Ed è anche un USEC, ragazzi. Ma cos'è l'M18, Stefano? La R18, no? L'M18. Ma è Taghilla questo? È Taghilla, vero? Bravo. Continua così. C'è di nuovo quello col Mosin in alto, fermo, eh. Era Taghilla morto, ucciso da un player. Oh, dai, quarto tentativo, ma ce l'abbiamo fatta. Buono così, dai, su. Lo so, ma le medagliette mi servono a Founding Ride, quindi non avrebbe avuto senso prenderla in altri modi. A posto. Una kill, era un USEC, in più era da meno di 25 metri, e abbiamo preso anche la lettera. 4 run ci sono volute, però non abbiamo perso troppo tempo, e un'oretta di là, 45 minuti di live, e siamo riusciti a fare un bel po' di cosette. Eh no, le targhette devono essere found in ride, caro mio, guarda un po'. Ok, quindi andiamo anche dalla therapist, gli diamo la letterina a lei. E lei è contenta. E lui è contento. You got mail. Ora, con la dovuta calma del caso, mi rivesto con la roba addosso per fare spazio e andiamo a vedere se questa volta il nostro scavetto avrà un po' più fortuna. Andiamo alle 18. Tanto non si entra più nella market, quindi finita la pacchia.
Quanti messaggi importanti a cui devo rispondere, scusatemi. Intanto ragazzi, ricordatevi, ma questa è la sera in cui avete da fare domande se avete dubbi, quindi tutti i novizi, tutti i novelli, fate pure domande. E ne approfitto anche per fare la marchetta. Vi ricordo che mancano 6 punti per aiutarmi a raggiungere l'obiettivo Partner Plus. Non vanno bene regalati, vale solo quello. Tartufone ha fatto quello giusto, bravissimo. Lo so, 337, ma quando ho iniziato la live, in realtà ne sono già passati un po' di punti, quindi ne mancano veramente pochi. Altro giro, altra corsa. Guarda, li contiamo per essere sicuri. Tartufone ha fatto un tier 1 adesso, Captain Waiting ha fatto un tier 1. Nico ha fatto un tier 1. Cerro ha fatto il tier 1. E Picco ha fatto tier 3. Che vale 6 punti, quindi siamo a 10 punti, forse ne mancano 3. Non voglio dire una cavolata, ma credo ne manchino 3. Bravo Stefano che tieni le aspettative basse, un minuto, non di più, cioè ragazzi. Allora, adesso ci facciamo il giro di quelli che sono gli spawn dove dovremmo trovare qualche siringuzza. Ma sai che io non sono un grande fanatico delle canic? Un minuto e sono... Beh, ragazzi... Spaccare l'ingresso principale laterale e poi voltare verso il cielo. Per continuare a entrare nella market, Nassi? Ah, ok, ok. Allora, vediamo un po'. Ricordiamo che stiamo cercando delle morfine. Non questa. Adriano Germano si sabba per 3 mesi in anticipo. E grazie mille per il punto. Ne mancano solo 2. Grazie mille, Germano. Come bisogna verificare, perché magari abbiamo fatto i conti male, Gennaro, lo sai. Andremo a Dental, certamente. Adesso piano piano andiamo anche lì. Qua sono passati, sì, decisamente. Una l'abbiamo trovata. Che meme, Gennaro. Non ricordo, ma le puoi craftare quando poi arriva la seconda quest che te le chiede. Triggerigno, grazie del Prime. Cicciabubu, grazie del gift. Però vi ricordo che le gift non contano, ma apprezzo il gesto. Forse qua potremmo trovare un'altra morfina. E invece no. Ciccia, l'ho spiegato però, spesso l'ho spiegato. Oh, questo. Abbiamo di colpo un problema, ragazzi. Prima eravamo a posto, adesso abbiamo un problema. Ti meriti il mio ponticino minore di 3. Grazie mille, Gianfonzi. Grazie mille.
Ehi! Ciao! Ah, siete in due, siete in tre. Numerosissimi, devo dire. Beh, però io ho una speranza. Secondo me, all'incrocio è capace che trovo un accappato. Prime non vale, vale solo tier 1, tier 2, tier 3. Se so... Esattamente, ragazzi, se volete contribuire, potete anche aggiornare il vostro abbonamento. E Bonfi l'ha fatto. Tier 2 per 3 mesi in anticipo, grazie mille Bonfi. Hai completato il gol di questo mese, grazie mille. A tutti quelli che hanno contribuito. Ora posso... Allora, secondo me lo sniper lo hanno accoppato, perché lo accoppano sempre. No. E qua l'hanno fissato o si entra ancora? Secondo voi? Ma sapete che l'hanno risolto? Risolto, mi sa. Si entra? Manca solo un mese di Partner Plus. Sì, sì, Mirko. E il prossimo è il mese più difficile, perché ci allontaniamo dal wipe. Arriva in sprint. No, no. Non va. La marca l'abbiamo già vista, non si entra. Però andiamo a vedere... Eccolo lì. Guarda quei cadaveri lì. Sì, vengo, vengo. Ciao, che tieni uno zaino per caso? Festeggiamo. Grazie mille, Stefano. Sto subato per 6 mesi tier 1, quindi più di così non posso fare. Zionisi, vuol dire che per 6 mesi sono un punto ogni mese, in automatico. Questa è un'altra bella domanda, Zionisi. Chissà se le granate passano. Vabbè, sapete che vi dico. Intanto controlliamo se c'è la siringa. Se c'è un'altra morfina potremmo andare via senza il leone. Pazienza per i soldini. Kink col tier 3. Troppo buoni adesso, troppo buoni. Adesso veramente troppo buoni. Mo basta, il gol l'abbiamo raggiunto. Adesso state tranquilli. Grazie mille, davvero. No, veramente, grazie anche perché tier 3 è una cosa... Io in questo... Ve lo dico proprio... Ve lo dico con onestà. Io in questo momento il tier 3 non lo potrei fare. Quindi apprezzo veramente tanto il fatto che invece voi lo facciate, perché mi dimostra grande, grande apprezzamento per la stream, e questo vale veramente tanto per me. Niente. Vediamo se c'è qualche cadaverino qui. Se no mi tocca lasciare veramente lì quel ben di Dio. Eh già. Posso fare... Riguarda quanto ti... Vai, dillo, dillo, Gennaro. Dillo. Ma tu chi sei? Buongiorno, Giovanni. Sei proprio l'amico che cercavo. Va bene, ciccia. Piscinetta gonfiabile, sarà fatto. Il BTR ti può mettere sotto, ti può sparare, può fare un sacco di cose orripilanti al tuo corpo.
Attenzione. Che lussi. No, ragazzi, allora, è vero. Devo dire la verità, i ragazzi dello staff, ogni giorno per l'ultima settimana, di giorno mi mettono gli screenshot di quanti abbonamenti mancano, dicendo, no, insisti, no, fa... Grazie veramente a tutti, non solo anche a Sabato, ma a tutti quelli che supportano la stream anche solo guardandola, veramente vuol dire tanto. Voilà. E ci manca ancora, Oni, ci manca. Dettare l'andatura, va bene. Questo è il leone di Fraus. Allora, siringhetta, dove la possiamo trovare? La possiamo trovare da Caban, però sta sparando parecchio, mi scoccerebbe andarci a morire. Però, questa ve la faccio vedere, abbiamo l'uscita Klimov Shopping Mall. Klimov Shopping Mall è interessante, perché è da questo lato qua. Abbiamo anche il complex parking, ancora meglio. Perché gli appartamenti ci fanno veramente comodo. Farmacia levitiamo, andiamo alla farmacia fuori mappa dove è pieno di duffle bag e speriamo di trovare qualcosa. Diamo anche un occhio qua alla principale stanza. Niente, ok, vabbè. Qua non so bene lootare, vi dico la verità, è una stanza nuova. Io ormai looto sempre... Eccolo qua, fatto, a posto, via, fuori. Ve l'ho detto, carabona. Se mese prossimo sabbi con tier 3, allora ve lo spiego meglio, il tier 3 conta come 6 sub nel mese in cui viene fatto, quindi se io devo raggiungere per esempio 60 punti abbonato, quei 60 punti possono essere 60 abbonati tier 1, 30 abbonati tier 2, perché l'abbonamento 2, tier 2 vale doppio, oppure solamente 10 tier 3. Mi costa onestissimo, British, ma che scherzi, 3 euro, 3 euro, con 50 euro espandi la stash, io non ne trovo la necessità, ma per chi vuole farlo, ma perché no? C'è sicuramente tantissima gente che lo farà, quindi bene, tanti soldi per Tarkov ne hanno bisogno, ci sta. €1,50 a riga, ho visto... Ho visto, comandante, adesso vado subito. Ho visto la notifica, non potevo altabare. Ci sono. Заебись, удачно зашли. No, direi come i primi. Cioè, no, mi sembra... scusami, te lo dico ad alta voce. Il primo, il secondo e il terzo mi sembrano identici. Quindi vedi tu. Vedi tu. Pure se l'AOD possa espandere, anche se avete l'AOD, il fatto è che bisogna capire se ha senso o no. Ragazzi, che senso espansione dello stash? Da adesso, da oggi, è possibile acquistare righe aggiuntive di stash, spazio aggiuntivo. Però, secondo me, ve lo dico col cuore, non è necessario. Se ne avete bisogno, però, si può fare. Assolutamente sì, Stefano. Avrai Twitch Drops? Quando, Scam? Intendi adesso con Arena? Ce l'hanno tutti i Twitch Drop con Arena. E che io non penso di giocarlo perché sarò a Norimberga a fare i video di armi. Anche quello è importante.
Quindi adesso abbiamo le nostre siringhette, le possiamo dare alla signora. Tenga. Ed ecco che abbiamo finalmente sbloccato il livello 2 di Therapist, livello 2 che ci dà accesso a poca roba, in realtà non è che ci serva molto di tutta questa roba qua. Però, invece, sapete cosa ci serve? Ci serve che nell'hideout adesso possiamo portare la med station a livello 2. Momo, grazie mille del Prime. Eccoci qua, livello 2, abbiamo praticamente tutto, ci manca uno di questi. Volevo dire, ci manca uno di questi e due di questi. One, two. Dopodiché vendiamo un leone appena guadagnato. Ed ecco che abbiamo anche già i soldi per fare l'upgrade. Presto, via, fatto. Ah, mi manca alcuni di questi. Defective Wall invece che cosa richiede? Una pinza. Diamogli la pinza e a lavoro. Perfetto, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere cosa possiamo portare avanti, perché adesso di queste ne abbiamo un pochino. Cazzo, questa era importante, eh. Questa era importante. I 25 metri che ne abbiamo già fatto uno e tanta roba. Sapete che vi dico? Io quasi quasi rientro con la stessa attrezzatura del cavolo che ho addosso e la perdo. Vado a sacrificarla su Factory nella speranza di ammazzare almeno un pirla. No, così com'è. Alla peggio, ragazzi, alla peggio abbiamo perso un BPO. Se va bene, ci portiamo a casa una kill, magari un USEC. Sì, l'ho visto, Crazy. Tutto bene, Momo. Apprezzatissimo tutto. Grazie, Momo. Poi adesso io mi perdo perché mi stanno mandando cose, io sto studiando roba nel frattempo. Aiuto. Ok, scusate ragazzi, sto facendo 10 cose insieme, sto progettando un dispositivo. Ok, focus.
Giulietta, buonasera. Ne manca uno, ragazzi. Però ve l'avevo detto, buono così. Ti tiro una freccia d'amore. Buonasera Giulietta, apprezzo la freccia d'amore. Com'è andata a tiro con l'arco? Che la signorina tira le frecce d'amore perché torna da tiro con l'arco. Non trovo l'eye tracker, grazie Miki per aver regalato a Prudolfina l'abbonamento. Grazie a Miki, Giulietta. Ho usato quello olimpico. E che mi dici? Ti piace? Non ti piace? Ragazzi, io rivado dritto com'ero. Ho sbagliato. Non ci vedi bene. Già, perché c'era anche quello, ma avevi le lenti? Dono cucina, dono cucciolo, c'hai ragione. Brava anche senza vederci. Mi piace, ma non ci vedo bene. Giulietta sta facendo tanta roba. Sta facendo proprio un cambio di routine. Non posso comprarli, Suavez. Solo Mirino, quello con le tacchette. No, Giulietta, sto scoprendo il tuo mondo partendo dall'antichità. Sì, Giulia parte dall'arco, poi farà il giavellotto, poi farà le balestre, poi piano piano gli archibugi. Da ex tiratore con l'arco mi trovavo meglio senza lenti e senza occhiali e collimavo i cerchi del mirino con il bersaglio. Può essere? Ah, vabbè. Cuore di formaggio, Giulia. Colpo singolo a polvere nera. È una figata, Oni. Orco io. Buonasera. Sono molto contento. Sono veramente contento. Paint.
Vaga Montana, grazie agli 8 mesi. Avevo il Prime libero, ma per te con la parte ho fatto il tier 1. Grazie mille, Vaga. Maronda, quando non tiro più. 20 metri, ma sono le prime lezioni. Ma sì, ma tranquilla, 20-25 non fa grossa differenza. Grazie mille, Baka. Carabina precompressa. Grosso questo. Porca troia, c'ha l'altin. Quello c'ha l'altin. L'ho pure ammazzato, ma non era la distanza giusta. Porca miseria. Un niente, ragazzi. Un niente. Non mi dice neanche la distanza. Mamma mia. Sarà stato 26 metri quello lì. Sarà stato 26 metri. Porca miseria. Però ragazzi, è una droga, mi sto prendendo bene, quindi adesso mi sa che vado a fare anche l'ultimo. Però prima dobbiamo capire come vendere qualcosina per fare 2 lire, perché siamo poverelli. Ci abbiamo questa GPU, volendo, che potremmo vendere e fare veramente dei bei soldini. Se no vendiamo questo. Ti vengo a vedere, ti sparo le frecce d'amore. Sì, non ti sbagliare, Giulia, però va bene. E che tu fai sempre a ridosso di Inox questa cosa del tiro con l'arco, mannaggia. Ma te l'ho detto, mi piacerebbe prenderlo un arco, così che magari possiamo andare a giocare nei prati. Coi bambini che corrono. Più difficile coi bambini, perché corrono. Però lo sai, Giulietta, vorrei convincerti a prendere un compound, che è sempre stato il mio sogno sin da quando ero bimbo. E lo fai lunedì tu il tiro con l'arco, o no?
I costi dell'arco? Mannaggia, quanto costa? No, che Mufasa! Allora andiamo di sabato. Va bene. Comunque è strano che ti fanno sparare al chiuso, se ci pensi. No, non è vero, le ho trovate 500 euro, Tommy. Le ho trovate 500. Le frecce costano, è come le armi, costano i proiettili. E non all'infinito, sai Andrea? Esattamente, Antonio, come sto facendo io. Quanto costa l'iscrizione, Giulia? Vabbè, non è tanto, eh. Non è tanto, è 12 euro al mese alla fine. Dove? Ma da dove? Ma non ero neanche, non mi ero neanche presentato. Michi, che dobbiamo fare? Sai benissimo che farei sta roba qua io adesso, ma non si può. Come una freccia d'amore. La faccio, su queste le frecce d'amore, grazie, sto molto bene così, Giulietta. Survival rate è solo un numero, ragazzi. Solo un numero. Dillo all'altro account. No, non ci credo neanche io. Il dottore ha detto bene, Frank. Prima o poi tornerà al Cafe Jazz. Si festeggia con Inoxi 27 mesi Maselli. Spawna lì di fianco, Gab. Se sabato vieni, quando sciamo? Ma io non penso che riusciremo a sciare quest'anno, Giulietta. Non penso proprio. Lo so. Faremo altro.
lo estrae. Ha tankato, era il mio. Era il mio, ragazzi. Era il mio. Era uno scav quello sotto di me. Sei qui. Avete visto? Ho perso solo 18.000 raid, 10-15% di survival rate, ma la quest l'abbiamo portata avanti. Quindi questa sera possiamo andare avanti con le sniper Tarkov Shooter. Et voilà, ragazzi. Facile. Easy. Questo è il modo... No, sapete cosa, ragazzi? Questo è la... approccio corretto che non riesco ad avere con l'altro profilo, ma questo è l'approccio corretto, è così che va giocato il gioco. Più scialli, sono solo numeri, si fanno le quest, è tutto facile. Sono io che complico le cose, siamo noi che complichiamo le cose. Questa tosta, a parte tutto, appena finito di dirlo, però anche questa volendo la si fa, basta solo prenderla col giusto approccio. Bello, bello, bello. Quindi, in realtà, stiamo andando anche avanti con Friend from the West, perché ormai mi mancano solamente due USEC. Tag le abbiamo date. Due USEC, ed è fatta. Guarda, Checo, con l'account di qualcun altro sarei una bestia. Una bestia. Ma Grim, allora, vediamo un po'. Streets. Ne abbiamo un pochino a Streets. Dobbiamo iniziare a fare quelle di Interchange. Abbiamo Signal su Shoreline, ma ne abbiamo poi tante altre su Shoreline, per cui non ne vale la pena al momento. Cosa c'era su che... Ma no, ma ho fatto tutte ste factory e non ho preso la... Ma sono proprio scemo. Quante ne mancano? Fatto, storia di videogiochi, fatto. I due account, Nassi. Niente, Grim. Cavolo, potevo farla questa. Vabbè, capiteranno altre occasioni. Più che altro... Ah, cazzo, anche queste dovrei fare. Aiutano. Però... Mi sa che ci conviene andare a fare una streets un po' sneaky. Ragazzi, ma la tentiamo? Io dico, la tentiamo. Un vero gameplay inoxiano. Esco così. Eh? Questo è stato il parlare con Fraus, mi ha fatto male. Malissimo. Giusto le cuffie. Quelle che costano poco.
Così. Con la piatola è meglio? No, la piatola non va bene. E beh, niente armor. L'armatura di Inox e la trama. Ragazzi, non serve il CMS se non ti rompi gli arti. È la legge. Mufasa! Ma come non hai la sub? Per adesso, Albi, ti sei perso che abbiamo fatto le kill a meno di 25 metri su Factory con l'unico metodo possibile. John Focaccia, grazie dei 21. Ho una fibra ottica, Suavez. Penso si adeguino solo alla valuta, Aracno. Le cuffie nella vita reale o delle Corsair HS80, care. Onestamente, consiglio se posso le Void, costano molto meno e vanno bene uguale. Mannaggia.
A volte Mufasa lo fa, c'è qualche momento di ritardo. C'è qualche momentino di ritardo. Allora, siamo immediatamente vicini per fare uno dei negozi. E il primo è fatto. Streets abbiamo You Got Mail, Audit, Delicious Sausage. Ok. Andiamo a fare al volo l'altro a cannone. Grazie mille, Zefre, buonanotte. Grazie mille, Zefren, belle parole. Audit, qual è? Ci siamo passati, cazzo. È qua. Piano superiore del negozio del quartiere finanziario. Cochina per la strada. Audit presa. Prossima, You Got Mail. Che ma l'ho fatto? Ma l'ho steccato? Tacche di mira for the win. Турпутевка закончилась. Che non c'è l'armatura.
Dobbiamo crossare e andare in posta. Lo so, ragazzi, io mentre sto facendo Inox, mentre parlo a voi, sto facendo una chat, sono in una chat privata dove discuto robe importanti. Mannaggia, abbiamo delle tempistiche strettissime per rilasciare un prodotto di Armory e sto lavorando letteralmente anche di notte. Multitasking, ma bisogna fare almeno una bene. Oh no, no, no. Ok, you got mail. Qui non c'è. Qui non c'è. Eccola qua. Perfetto. Ora, fatemi ragionare. Passiamo di qua. Diamo un occhio dal balcone e cerchiamo di capire come muoverci verso Spargia. Perché sono tentato di correre come un coglione qua. E vi dico che la facciamo. Manca la parte più difficile perché a Construction ci stanno sparando. Se ho culo abbiamo l'uscita Crash Site. No, mica Collapsed Crane. Ok. Player o scab? Passiamo da qua sotto per andare all'ultimo negozio di alimentari.
cazzo neanche un'armatura. Saliamo di qui. E ora un tipico caso di così vicino eppure così lontano. Perché mo io c'ho tre quest addosso e vorrei anche uscire. Vai di Crane, non c'ho l'armatura, Non ho margine di errore. Posso solo sperare che quelli di prima siano già andati via da Collapsed Crane. E facciamo il saltino di G. Whites. Push, push, push. Solo Inox, ragazzi. Solo Inox. Solo Inox. Tre quest in una botta. Girato tutta la mappa. Evitati tutti. Tanta roba, ragazzi. Solo Inox. Cool shenanigans. Dum dum di dum dum di dum dum di dum. Pom pom. L'acciaio della mia capa. Oh, quindi con grande piacere che diamo a lui la letterina. Sciapatela qua. Oh, glory to CPSU. Therapist nulla. Invece abbiamo per Jäger la Sasitz deliziosa. Fire, e per Ragman abbiamo Audit. Anche a te, tieni qua. Voilà. E che dire, ragazzi, livello 19 così come niente. Bello, 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 bello. Adesso abbiamo Ceasefire e Glory to the CPSU. Possiamo farle relativamente veloce. Se capita lo spawn buono possiamo farle. E intanto Inox ha di nuovo raccimolato un milioncino, eh. Con Inox raccimolare un milioncino vuol dire che apriamo l'hideout e vediamo cosa possiamo tirare su.
Le missioni cambiano leggermente, ma indicativamente sono sempre le stesse, sì. Allora, abbiamo Bitcoin Farm, no. Boost Generator, no. Library, no. Scaves, Solar Power, Weapon Rack, Generator, non possiamo. Heating, manca la Workbench. Illumination, manca il meccanico livello 2 che lo facciamo tra un livello. Intelligence, meccanico livello 2. Lavatori, water collector, nutrition unit, lavatori, rest space, skier, security, meccanico sempre, shooting range, tante altre cose, stash, tantissime cose, ok. Water collector, Jäger, workbench, meccanico, ok, quindi al momento la priorità da tirare su è meccanico, meccanico deve assolutamente salire. E quindi in realtà noi abbiamo un modo di far salire il meccanico, perché dobbiamo solo fare esperienza. 17.000 di esperienza noi li facciamo relativamente al volo con le gunsmith. Quindi gli serve un HM. HM lo compriamo, perché non ne abbiamo, vero? Esatto. HM preso. Ci apriamo la quest e vi faccio vedere come farle alla vecchia maniera, leggendosele una fianco all'altra. Allora, meccanico ha bisogno di un HM con un Fortis Shift Grip, silenziatore, caricatore della Magpul, ergonomia sopra 40, rinculo sotto 400, sighting range 800. Quindi ci serve sicuramente un paramano, per esempio questo. Dov'è? Questo. A cui possiamo attaccare una shift sotto. Dopodiché... Oddio. Forse possiamo tirare sull'ergo. Ma non molto. No, oddio. Sì, questo. Con la shift fa 40 e mezzo, ci siamo già. Poi qua gli mettiamo un... Bastion, togliendo l'attacca di mira davanti. E qua sopra gli ficchiamo un ACOG, per esempio. Voilà, gli manca un qualcosa per tirare su l'ergonomia. Fatto. Pronto, è lui. Quanto costano queste cosette sul Flea? La shift costa cara, il resto no. Preso. Il grosso del costo è la shift. E infatti ecco che lo accetta. Quindi non ho seguito, ragazzi, avete visto, non ho seguito la wiki, ho semplicemente letto cosa voleva e ho adeguato le richieste. Facciamolo di nuovo. Mentre controlliamo, non ce l'avevo, vero? Il muro non ce l'ho ancora. Va bene, allora questi due li vendiamo intanto, che sono soldini. Allora, adesso vuole un M4 che noi non abbiamo. Proviamo a prenderlo l'M4, che ne dite? Iniziamo con una scavata lighthouse, che magari se ci va male prendiamo un M4, usciamo con un M4. Io nel frattempo vado a riempirmi la bottiglia dell'acqua,
giusto in tempissimo. Allora, vediamo come approcciarla questa. Allora, siamo al villaggio vecchio, controllino al camion rapido e poi andiamo su building 3. Colpi, 7 mm buckshot. Non il meglio per fare quello che dobbiamo fare, ma ci proviamo. Ho ancora la moto, sì, solo che piove questa settimana, però ce l'ho, Manent. Libero. Cioè, libero, vuoto. Ho paura di quello che si è coricato a fianco a me. Ok, ci sarà probabilmente un rogue. Ah, la mitragliatrice fissa girato di schiena quando salgo. Pure qua. Stanno ammazzando davanti. Ok. Non abbassa la reputazione da scav. Questo ve l'ho detto, sto mirino l'ho provato nella vita reale, ragazzi, ma madre santa che schifo. Se si stanno scassando di botte là sopra, potrebbe voler dire che io posso muovermi. Rogue. Visti. Tosta, tosta. Ci sono zone con le mine lungo quella parete lì. Guarda lì. Ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. Tosta. Tosta, tosta.
una Hexgrid. Non è culo. Non è culo. Questo è Inox, è diverso. Inox è opportunità, non è culo. Dimmi che grotto. Grotto. Cos'è quello? È uno scavo. Che come mi imprudono le mani, non potete capire. No, non voglio essere greedy, ma devo controllarlo fino a quando non va via. No, non lo tappo. Questo non sa cosa ha rischiato, ragazzi, pensa. Ma devo fare attenzione perché se mi vede uno scav mi spara.
Posso blettare quanto voglio, valgo troppo. Mi tappano anche se vedono che sono scav. Bene. Esatto, Grim. Peraltro, mi sento anche di dire guadagnati. Guadagnati perché non è che abbiamo fatto proprio... Cioè, qua li abbiamo fatti noi con la pistoletta, col berettone. E mo dove cazzo li metto? Vabbè. Ora capiamo. Allora, di questo in realtà la cosa che vale sono questi due. Con calma, chat. Si fa, si fa. Tetris Challenge. No, ma si fa, si fa. Questi sono grossi. Se tolgo il caricatore, sono più grandi di così. Questo no, se tolgo il caricatore e tolgo il grip, guadagno.
La luce, ragazzi. Boom! E via. E via! Teneteveli quei 3 euro, eh? È l'unico modo per acquistare, Alpen. Ma mica stai comprando spazio. Non starai mica comprando spazio, Alpen. Non si fa, non ti serve. Guarda, è servito Inox. Se vendesse la pouch, ma cosa? Il gamma? Se vendesse il gamma? In quel caso sarebbe a vostro giudizio, ragazzi. Secondo me no, comunque non li vale, cioè no. Però ognuno sceglie per sé. Sarà che in questo momento sono in modalità turbo tirchio, quindi ho anche un giudizio offuscato. Servono M4, ma adesso con i soldi che abbiamo fatto li compriamo, pace. X-Grid, togliamo le piastre e la vendiamo. Ragazzi, che raidini stasera. Allora, quindi M4 stavamo dicendo. Proviamo dal Peacekeeper. Ok, cosa vogliamo, signor meccanico? Dimmi un po'. Allora, vogliamo un M4 col silenziatore. Col silenziatore. L'ergonomia sopra 47, la somma del rinculo... Ok, devo cambiare la canna, questo. Silenziatore costa relativamente poco, questo qua. Dov'è? Che mi aiuta con il rinculo. Tantissimo, tantissimo aiuta. Ok, quindi lasciandolo così. Qua sopra gli monto dritto così com'è un ACOG. E siamo già a 800. Ergonomia deve essere sopra 47, però col 60. 60 che io non mi ricordo se ho. Non ce l'ho. Non si può più fare col 100, vero? Col 100 non si può più fare. Sbaglio? Si può, dite. Nove. Cos'era 12? Ah, no, ok.
Sotto 300 ero in culo. Così come siamo messi? 47 di ergo. Cazzo, devo tirarlo su ancora un sacco. Ma neanche se gli cambio il calcio gli metto questo. Ma invece sì. 68 tonno, non posso, ragazzi. Così. $250,000 rubli alla faccia del bicarbonato. Però l'abbiamo fatto. Bene, Gunsmith 8, AKS-74N. Allora, AKS-74N, preso lui. Come lo vogliamo questo AK? Allora, con tutto Zenitco, ergonomia sopra 75, ok, però tutto Zenitco. Ah, B30-31 e questo qua. RK0 vuole. Grazie mille Micheli Francesco per lo gentilissimo ride. Grazie, grazie, grazie. Come è andata la tua serata? A cosa hai giocato? AK12, caricatore AK12, quello nuovo, non quello vecchio. Clash 2 IKS. Questa. DTK1. E poi vorrà ancora questo, per forza. Cabinato del pop... Mica come mi... Pop and Music, ma sei andato a prenderlo in giro per l'Italia? Dio quanti soldi, vabbè, li recuperiamo al volo così, guardate. Sono bloccato. Cos'è che non vendono? Queste? Perché non vendono? Fatta anche questa. Livello 20 fatto, meccanico livello 2 sbloccato. Meccanico livello 2 che prendendo... Ma non c'è niente di nuovo questo. Meccanico livello 2 che per intanto c'ha da offrirmi un bel niente. Bello. Dal Giappone, quindi ti è arrivato nella cassa di legno classica. Fra il classico cassone di legno delle spedizioni che ha aperto col piede di porco. Tanta roba. Via di Hideout, esattamente. Mo adesso appena metto insieme questo proiettilino di 5-7. Ok, adesso ci mettiamo a fare l'Hideout. Oh, qualcuno di voi, una buon'anima... Il Borge mi ha liberato, grazie mille Borge. Grazie di questo gentil gesto.
Perfetto, andiamo nel layout e si sblocca tutto. Ops, scusate, sto facendo robe sotto... Non si riesce a livellare Peacekeeper. Si livella. Allora, facciamo un attimo il giro. Generatore. Livello 3. Mannaia a lui. Workbench, Illumination. Si può fare, mancano 4 di questi. Ma perché quando li devo comprare io costano tantissimo? 6 di questi. Ah, questi costano poco. Fantastico. E 7 di queste. Queste saranno... Ah. Intelligence. Non si può. Lavatori. No. Nutrition unit. No. Rest space. No. Security. Security sì. No, manca illumination. Shooting range. No. Stash. No. Water collector. No. Workbench. Workbench sì. Events è già al massimo. Perfetto. Perché lo fai giorno 1? In che senso? Ah, io lo faccio giorno 1? Dite a me. Perché io lo faccio giorno 1. Street dovevamo fare. Che shooterò oltre gli 80 metri, ma non li farò con questa run. All'inizio della live, con tanta pazienza, Prince. Non ci sono altri modi per descrivere la tecnica usata. Bah, non saprei dirti, Crazy. Più o meno siamo lì. Per entrambi. Ah, crack ha fatto. Io intanto sotto sto progettando, ragazzi. Ho bisogno di più ore nella giornata. 1,4 mm. Quanto è alta la testa di una vita M2? Cazzo, è alta.
No, tocca far stare la testa della vita. Ci sono quelle basso profilo. Un bel bandierone di 2 metri, schermo fisso per la vendita dei biglietti Twitch con cap. Eh? Pronti. Tier list per le ammo, il semplice foglio delle ammo, le leggi in ordine, destra ed è lui. Ok, 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 ok. Potrei uscire immediatamente. Dice survive and extract, però, per essere precisi. Glory to CPSU è lontana. Ma pace. Ah, del TwitchCon, ok. Questo manichino mi ha appena fatto fare una sgommata di quelle importanti, ragazzi. Non me lo ricordavo quel manichino, ho appena avuto un piccolo vuotino allo stomaco, tipo quando guardi giù dal balcone. Ma pure io, mamma mia, ragazzi. Smarmotto. Se devo essere sincero, avevo fatto... una scoreggina è uscita. Allora, chat, vediamo se siete allenati ormai. Ormai, dai, di Inox ne stiamo facendo tante di cose, ve ne insegno ogni settimana. Perché è una cosa meravigliosa che io abbia ucciso lo scavo adesso? Forza, forza, che la sapete. Bravo Savio, perché mo posso andare fuori dalle balle. Devo muovermi. È spawnato uno scava alle spalle. Inox come con la testa bassa. Bravi, bravi, siete attenti. Bravi, 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 sono soddisfatto. No, ne basta uno luttato. Real, basta che ne ammazzi uno e vai a toccare il body. È sufficiente.
Molto bene. Perché dovevamo uscire subito? Perché abbiamo fatto una quest uscendo col missile, Adrian. Guarda qua. Voilà. Quest che adesso ci ha fatto abilitare un'altra reserve, Shady Business, Ballet Lover, Grenadier. Avevamo uno spawn buono, efficace per questa quest, conveniva fare così. Bene, bene, bene. Ora cosa possiamo andare a fare? Tante quest. Vedo custom, custom, custom. In realtà vorrei andare a Factory di nuovo. Vorrei andare a Factory di nuovo. Sia perché vado a vedere queste ultime due uscite che mancano, che neanche sapevo che dovevo farle. Sia perché tentiamo di ammazzare due Usek. Per andare, stavolta, ci portiamo il berrettone nazionale. Però, se non vado errato, dovrei avere degli AP 6-3. E infatti, bello. E poi vediamo sul flea market la Factory Key quanto costa, va? 100k, ma sapete che vi dico? Per me li vale. La chiave non serve più per fare scout, ma serve per levarsi dalle balle in fretta. Non ho preso la siringa su Factory, l'ho fatta con Inox, non ancora, Zionisi. Arriverà a breve. C'è un pezzettino. Ero qua e ho preso un pezzetto. E poi dove l'ho messo? E niente, perso. Già perso tutto. Sono un disastro. In tasca mia era. Pronto? Eccoci qua.
Sento passi. Questa uscita, ragazzi, quando l'ho fatta? Batman con le pistole. Non riconosco l'arma. Fa FN, vero? Lo vedo il tipo. Banchiere, è una distribuzione dei guadagni più vantaggiosa per lo streamer rispetto a Twitch. Twitch di solito paga 50-50. Sì, sì, è vivo acquattato il tipo. È un USEC, ma non è il nostro USEC. A dare più soldi in banca, però secondo me da viewer non è male il fatto che esista il Partner Plus. E lo dico... avendo già completato il goal di questo mese, quindi non ho nulla da convincere. Però personalmente, se lo streamer che seguo riceve più soldi e io pago gli stessi, secondo me è tanta roba. Quanto sai, costasse di più?
E quando finirà questo stream sarà aggiornato a completo. Durante questa live abbiamo completato l'obiettivo. Mica veramente, grazie alla concorrenza. Grazie alla concorrenza, ragazzi, assolutamente. Anche perché le altre piattaforme pagano un sacco di più, ragazzi. Un sacco di più. Beh, YouTube, per esempio, Kick, che è un'altra, anche solo Patreon, ce ne sono. No, non ci andiamo sulle altre piattaforme, perché il motivo per cui Twitch è ancora il numero uno è che la piattaforma funziona. È facile vedere, è facile interagire, è facile passare da una live all'altra. Per le altre piattaforme non sono ancora così rifinite. E grazie a te per la sub, Scollo. Allora, quindi non abbiamo risolto, però abbiamo fatto almeno scout. Che mi dà la factory, giustamente. E abbiamo una nuova quest. Però io voglio continuare ad andare lì, perché a costo di morirci e perdere gear su gear, io devo fare due USEC, assolutamente. Non me ne voglio portare alla... Guarda, è mezzanotte 05. Non voglio portarmi al prossimo episodio i due USEC. Quindi rientriamo. La siringa! Grazie. No, possiamo streamare anche sulle altre piattaforme ed è una cosa che quando avrò un minimo di tempo per ragionare farò. Il multistream, Boge, è concesso, lo farò quando potrò farlo. Adesso veramente non ho spazio mentale per uscirci. Black, grazie del Prime. Urlo più maschio di Fraus. Gab, grazie mille. Tasmanian Tiger più Dolomiti, uguale grande massellanza. Allora, a chi dovrò andare? Skier. Sto dicendo testato sulle Dolomiti il Tasmanian Tiger. Risultato eccellente. Sai che non mi ricordo quale hai preso? Oggi Twitch Corea ha chiuso. Fortunatamente non streamo in Corea. Per adesso bene. Col multistream puoi unire le chat. No, puoi unire le chat. Trooper 55, grosso, Gab. Ci stava Bed Scav, coreano. Vabbè, ma passerà un'altra piattaforma, ragazzi, non sarà la fine. Ma ragazzi, ma si fa istantaneamente la VPN. Soppiantato da qualcosa di meglio? Non credo che esista qualcosa di meglio al momento, sai? Dopo 3 anni. Allora non bandano solo. Non guardano solo i miei live, i moderatori di Twitch. Per quale motivo, Stugo? Vabbè, in Corea, sicuro? Ah no, sbannato, niente, scherzavo.
Lui grosso, vero? Il salto paraculo, volete sapere? Bear, mannaggia. All'uscita. Finito tutti i colpi che avevo. Che questo finito, ragazzi. Stirrup! Stirrup avevo...
Buona, cazzo. Buona davvero. Figo. No, è inutile. Adrian, è totalmente inutile. L'hai visto adesso? Era completamente inutile. Erano ancora due comunque. Non erano Usek, era un bear. $580 in 180 ore, ci sta? Beh, noi abbiamo giocato 20 qua con Inox, ne abbiamo fatti 60. Sì, ci sta. Ci sta. Ci sta, ci sta. Vuol dire che faccio 100 ride facendoli magari su Factory, tra l'altro, dove ne giochi tanti. Li fai in 30-40 ore, 4, 8, 12, 16, 20... Sì, dai, ci può stare. Può starci. Cosa abbiamo fatto? Stirrup, infatti. Perché Friend from the West me ne manca uno, mannaggia Sanduroku. Ma è inutile, Zionisi, veramente inutile. Io non riuscirei a vedere nulla. Peccato che ho finito tutti i colpi che avevo, ragazzi. No, mica era scarso come la fame, Luke, dai. Sono morto, mi ha scaricato addosso tutti i colpi che aveva, tutti possibili. Lo so, avrei dovuto cambiare arma e passare all'M700. Ho capito, lo so che avevo l'M700. Ho finito i colpi del pompa al primo che gli ho sparato. Lui non mi avrebbe detto, probabile. Probabile. L'M700 non tradisce mai. Anfami. Cazzo, per un pelo. Per un pelo. E tanto era bear. L'altro secondo me l'ho preso all'elmetto.
Ok. Un Usek, dico. Non li avevo gli Eco, Luke. Dal colore della maglia, Zuc, il secondo, quello che mi ha ammazzato, il primo era un Usek. Il secondo che mi ha ammazzato aveva la muta nera con le spalle blu, che è dei Bear. Affamato, no, in realtà ce le togliamo almeno, ragazzi. No, 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 è molto tacchi di mira, credimi, Mirko. Sì, ma quest'arma ce l'ho già lì nello stash, è gratis, Ryan. Antomare, grazie dei 23 mesi di Prime. Sì, le assicuri, ma voglio dire, queste, anche se le perdi non capita nulla. Per il resto assicuro sempre tutto. No, non sto farmando skill PvP, sto farmando fegato. Grazie mille, Mufasa. Zio Bestia finalmente mi ha fatto fare la sub. 44 è sivola e kill mia impact, kill mia impact, kill mia impact, kill mia impact, vai zio. Sì, non così. Non tankano così, RL. Questo sta deve ringraziare tutti i santi, questo qua. Sono bloccato? Ok.
Comunque l'elmetto dove cazzo lo prendo? L'ascella per buttarlo giù. Perché? Mo spiegatemi, mo devo saperlo. Dovete spiegarmelo. Perché in questo gioco merdoso, un gradino alto così, così, ti blocca il movimento? Cioè, come cazzo è possibile che... Cioè, Madonna! Cioè, ma com'è possibile? Un gradino, mica un dito! Alza sto cazzo di piede! Metti il piedino su! Quel rialzino di merda, veramente? Cosa c'ho qua dentro? PS, a posto. Però le scale no! Bravo! Bravo, però le scale a posto. Prova a riavviare il gioco, dovrebbe funzionare. Quanto fa di piede Inox? Non abbastanza, porca miseria. Non servono colpi di scorta, ho 75 colpi. Se li finisco, devo morire. Ma ci rendiamo conto che ho fatto tutto no passi fino lì e mi devo incastrare in un gradino di 5 centimetri? Giusto, Slumber. Ma vabbè, ieri non riuscivo a entrare nel treno, Andrea. Grazie dei 12, Basetta. Grazie mille. Sera, capitano. Perché lo faccio anch'io, Jockey. Perché quando sei un cecchino, sei nel cespuglietto e hai un cadavere davanti, è il momento che tiri fuori la pasta asciutta, metti il bavaglino, stappi la birra e inizi. Mamma mia, Bibi. Gandalf, grazie mille del tier 1. Ma perché? Perché devo spawnare qua? Ditemelo. Ma quello per voi è Useko Bear.
dilaniato. Madonna, ma che sberla ha preso? Questo è bear. Come cheater? Come on, you can't kill another fucking Jew. No, non è italiano, non è italiano. È solo scemo. È scarso, peraltro. Perché ricordate, quelli che provocano sono i pagliacci. Possibile che lo sia. Ma questo come l'abbiamo randellato male. E spada pam. Steccato. Neanche la sepoltura. È la fidanzatina della mia preda, può essere. Ma adesso questo, facciamo così. E lo vendiamo per 100k. Skier, l'ho fatta. L'ho fatta. Friend from the West, parte 2. I $1000. Mo li facciamo i $1000. Aspetta che ce li avevo pronti. E poi giuro che stacchiamo la live. Allora, ce li avevamo pronti perché io da parte... Guarda cosa avevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutto. Tutto per lui. $4000. Gli vendiamo ancora due cacate, queste cose qua. E compriamo, boh, $500. Diamo a lui 5000. E fatto, sblocchiamo. Setup, long rod, fishing gear. Quindi,
finalmente abbiamo iniziato la questline con Peacekeeper. Sappiamo esattamente cosa faremo la prossima volta, ragazzi. Haze, grazie del Prime. Spero di avervi intrattenuto con questa serata piena di botte, schiaffi e parolacce. E come ben sapete, c'è sempre un periodo di Inox in cui iniziamo a dover fare per forza di cose questo tipo di missioni, che però lo so che mi piacciono, perché vedermi morire così tanto so che aiuta, perché Inox ha sempre troppo culo, ma quando muore 10 volte di fila la gente inizia a dire: ah, ma allora anche lui gioca come me, a posto, perfetto. Quindi oggi concludiamo con un 56% di survival rate, l'abbiamo abbassato oggi più che mai. 7 di KD sono comunque statistiche straordinarie, secondo me, per un account che gioca così, con tranquillità. E niente, spero di avervi intrattenuto. Questo è stato l'episodio di Inox. Lo caricherò giovedì, quindi se volete rivedere qualche cosa, o lo vedete direttamente nei VOD, oppure aspettate di vederlo su YouTube con una qualità leggermente superiore a quella che avete visto qua. E niente, vi ringrazio dell'attenzione. Ci vediamo domani sera con il Dal Martedì. Adios.